Ciao, oggi ripassiamo insieme Forever Young, un ballo intermedio in cui troveremo la parte A di 64 conteggi, troveremo un restart, troveremo tre tag, il tag 1 di 32 conteggi, il tag 2 di 32 conteggi e il tag 3 di solo 4 conteggi. Prima di ripassare la coreografia con gli steps e con i counts, volevo spendere due parole sulla sequenza del ballo. Nel ballo troveremo la parte A che si ripeterà 6 volte. Inizieremo il ballo con due parti A che saranno poi seguite dal tag 1 e da 8 conteggi di pausa. Ripeteremo di nuovo due A che saranno questa volta seguite dal tag 1 e dal tag 2. Concluderemo con le ultime due A che saranno poi seguite dal tag 1 con il quale la coreografia si concluderà. Nella fase delle ultime due A troveremo sia il start che il tag 3, quindi inizieremo la penultima A e la balleremo solo per i primi 32 conteggi. E andremo ad effettuare il restart. Per quanto riguarda il restart c'è questa piccola particolarità, ovvero i primi 4 conteggi dell'ultima parte A saranno sostituiti dal tag 3. Ripassiamo adesso tutta la coreografia e vediamo poi nel dettaglio questo piccolo particolare. Iniziamo con il ripassare la parte A di 64 conteggi. La parte A la troveremo nella coreografia 6 volte e verrà ballata su tutte e 4 le pareti. La ripasseremo quindi con gli steps ad ore 12. E poi con il conteggio la rivedremo su tutte e 4 i nudi. Si parte con il destro che andrà a fare uno shuffle laterale, con il sinistro un rock step back e kickball cross. Ci giriamo di mezzo verso destra, facendo prima un giro di un quarto verso destra, portando il sinistro con uno step all'indietro. Altro giro di un quarto verso destra e portiamo il destro con uno step vicino al sinistro. A questo punto andremo a fare verso destra un wave, quindi incrociamo il sinistro davanti al destro e riapriamo lateralmente il destro, incrociamo il sinistro dietro al destro e riapriamo il destro lateralmente. Ripetiamo con il sinistro un kickball cross e questa volta ci gireremo solo di un quarto verso destra, quindi riportiamo il sinistro con uno step all'indietro e richiamiamo il destro vicino al sinistro mettendo peso sul destro. Con il sinistro andiamo a fare un cross davanti al destro e tempo di pausa. Ripetiamo, quindi apriamo lateralmente il destro e subito cross del sinistro davanti al destro. Altro tempo di pausa. Con il destro andiamo a fare due rock step, il primo lateralmente e il secondo all'indietro. Con il destro andiamo a fare uno stomp in avanti e tempo di pausa. Ci giriamo di mezzo verso sinistra facendo con il sinistro la stessa cosa, quindi stomp sinistro in avanti e tempo di pausa. Altro mezzo giro verso sinistra portando il destro con uno step all'indietro e richiamiamo il sinistro vicino al destro. Con il sinistro andiamo a fare un long step back in diagonale e richiamiamo il destro vicino al sinistro. A questo punto con il destro andremo a fare uno shuffle back. E con il sinistro un coaster step che si concluderà con un clap. Quindi coaster step. Ci giriamo di mezzo verso sinistra facendo uno step destro in avanti e ci ruotiamo di mezzo. Proseguiamo facendo un giro completo verso sinistra. Quindi primo mezzo giro portiamo il destro all'indietro, secondo mezzo giro il sinistro in avanti. Avanziamo con due step, prima del destro e poi del sinistro. Con il destro andiamo a fare uno scuff each step back. Rieffettuiamo un giro completo verso sinistra, quindi primo mezzo giro avanziamo con il sinistro, secondo mezzo giro indietreggiamo con il destro. Ci giriamo di un quarto verso sinistra con un solo step sinistro e con il destro andiamo a fare un cross davanti al sinistro e due touchback sinistro. Rimettiamo peso sul sinistro e con il destro andiamo a fare prima un heel in avanti e un toe touch laterale. Ci giriamo di mezzo verso destra facendo con la punta del piede destro uno sweep, ovvero una rotazione, e ripoggiamo il destro vicino al sinistro. Con il sinistro due step up. Ripoggiamo il sinistro con uno step in avanti e con il destro un toe touch laterale.
incrociamo il destro davanti al sinistro e to touch sinistro laterale. Concludiamo la sequenza con un jazz box di gamba sinistra girato di un quarto verso sinistra. Quindi jazz box che si concluderà con uno stop up del destro in modo da poter ripartire. Questa era tutta la sequenza della parte A vista con gli steps. Adesso ripassiamola anche con i conteggi. Iniziamo con il rivederla con il conteggio ad ore 12. 1 e 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8. 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rivediamola con il conteggio anche ad ore 3. 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8. 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rivediamola con il conteggio, anche ad ore 6. 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vediamo con il conteggio anche ad ore 9. 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8. 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso ripassiamo insieme il tag 1 di 32 conteggi. Il tag 1 nella coreografia lo troveremo 3 volte e sarà sempre dopo le 2 A. La prima volta lo troveremo ad ore 6 e le altre due volte lo troveremo ad ore 12. Ripassiamolo quindi sia con gli steps che con i counts su entrambe le parti. Si parte andando verso destra con un grep vine. Ci giriamo in un quarto verso destra con un rock step in avanti del destro, quindi rock step. Ci giriamo di mezzo verso destra con uno step destro in avanti e proseguiamo girando di un quarto verso destra facendo con il sinistro uno scambio. Ripetiamo la stessa sequenza a sinistra, quindi grapevine verso sinistra, girandoci di un quarto verso sinistra, un rock step sinistro in avanti. Ci giriamo di mezzo verso sinistra con uno step sinistro in avanti e proseguiamo girando di un quarto verso sinistra con uno scaffo del destro. Poggiamo lateralmente il destro con uno step e girandoci di un quarto verso sinistra andiamo a fare con il sinistro un hook davanti al destro. Avanziamo con uno shuffle sinistro, ci giriamo di mezzo verso sinistra facendo uno shuffle back destro. Proseguiamo girando di un quarto verso sinistra facendo uno shuffle sinistro laterale.
stomp del destro laterale con un tempo di pausa e stomp sinistro laterale con un tempo di pausa. Shuffle back del destro e concludiamo con il sinistro con un coaster step. Rivediamo il tag 1 con gli steps anche ad ore 6. Partendo con il destro, grapevine verso destra, rock step destro girato di un quarto verso destra. Rimetto peso sul sinistro e mi giro di mezzo verso destra con uno step destro in avanti. Proseguo girando di un quarto verso destra con uno scatto del sinistro. Ripeto la stessa sequenza con il sinistro. Grapevine a sinistra, girato di un quarto a sinistra, rock step sinistro in avanti. Girando di mezzo verso sinistra, porto il sinistro in avanti con uno step, proseguo la rotazione verso sinistra, girandomi di un quarto e facendo con il destro uno scaffo. Ripoggio lateralmente il destro, mi giro di un quarto verso sinistra, portando il sinistro in hook davanti al destro. Avanzo con uno shuffle sinistro, mi giro di mezzo verso sinistra con uno shuffle back destro. Mi giro di un quarto verso sinistra con uno shuffle sinistro laterale. Stomp destro laterale, tempo di pausa. Stomp sinistro laterale, tempo di pausa. Con il destro uno shuffle back e con il sinistro un coaster step. Rivediamo il tag 1 anche con il conteggio ad ore 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7 e 8. Rivediamolo con il conteggio anche ad ore 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Adesso ripassiamo insieme il tag 2. Il tag 2 è di 32 conteggi e nella coreografia lo troveremo una volta sola ad ore 12 dopo il secondo tag 1. Ripassiamo sia con gli steps che con i conteggi. Si parte con un rumba box modificato, quindi apriamo lateralmente il destro, richiamiamo il sinistro, avanziamo con il destro, portiamo il sinistro in apertura laterale, il destro con uno step all'indietro, richiamiamo anche il sinistro vicino al destro, step destro, tempo di pausa. Proseguiamo facendo due clap e un grapevine girato di un quarto verso destra. Quindi effettuiamo uno step laterale destro, incrociamo il sinistro dietro al destro, ci giriamo di un quarto verso destra e con il sinistro andiamo a fare uno scuff in avanti. Ci giriamo di un altro quarto verso destra portando il sinistro in hitch, stomp laterale, tempo di pausa. Ripetiamo la stessa sequenza, quindi due clap, un grapevine verso destra girato di un quarto, quindi step destro, incrociamo dietro il sinistro, giriamo di un quarto con il destro verso destra e scaffo il sinistro in avanti. Altro giro verso destra di un quarto, portando il sinistro in hitch, stomp laterale, tempo di pausa. Ripetiamo due clap, due tempi di pausa, con il destro uno shuffle back e con il sinistro un coaster step. Rivediamolo anche con il conteggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7 e 8. Adesso non ci resta che ripassare insieme il restart e il tag 3. Entrambi li troveremo nell'esecuzione delle ultime due A, quindi alla fine del ballo.
Il restart ci sarà dopo 32 conteggi, quindi effettueremo la penultima A e la eseguiremo solo nei primi 32 conteggi. Poi andremo a fare il tag 3 di 4 conteggi e proseguiremo con la parte A, con l'ultima parte A. Dico proseguiremo perché? Perché questo tag, questi 4 conteggi del tag 3, andranno semplicemente a sostituire i primi 4 conteggi della parte A. Vediamo intanto il tag 3. Il tag 3 lo troveremo ad ore 9 e consisterà in un long step back del destro, richiamiamo il sinistro vicino al destro e step up del sinistro vicino al destro con un tempo di pausa. Ve lo mostro ad ore 12, quindi andiamo a fare un long step destro, richiamiamo il sinistro, step up sinistro, tempo di pausa. Con il conteggio. 1, 2, 3, 4. La parte A, se vi ricordate, iniziava con uno shuffle destro laterale, rock step back sinistro, kickboard cross e giro di mezzo verso destra. Il tag 3 abbiamo detto che va a sostituire nella fase del restart i primi 4 tempi della parte A. Quindi, anziché fare lo shuffle destro laterale e il rock step back sinistro, andremo ad effettuare il tag 3, ovvero il long step destro, richiamiamo il sinistro, stop up sinistro, tempo di pausa e proseguiamo con la parte A, quindi dal quinto conteggio. Kickball cross, ci giriamo di mezzo verso destra, wave e tutto il resto. Vediamolo tutto insieme con il restart. Quindi ci troveremo con la quinta, quindi penultima A ad ore 12 e andremo a fare 30, i primi 32 conteggi. Quindi 1 e 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8. 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Restart. Quindi il tag 3 con 4 conteggi. 1, 2, 3, 4 e proseguiamo con l'esecuzione di tutta la A. Dal kickball cross ci giriamo di mezzo verso destra, wave verso destra, kickball cross ci giriamo di un quarto e tutto il resto. Bene, questo era tutto il ripasso di Forever Young. Adesso non ci resta che esercitarci anche ballandola con la musica.